Forte Fagnosa numero 40. Oggi stavo facendo un giro in cantina per scegliere una birretta da bere questa sera. A proposito, salute. Questa è la mia Spider-Man, la mia IPA. Ne ho ancora qualche bottiglia, anche se è stato imbottigliato ormai da 8 mesi. E stavo pensando, mi sono reso conto in cantina di avere ancora una discreta scorta di bottiglie. Parliamo di una novantina di bottiglie, un po' perché quest'anno ho fatto una cotta in più del solito, un po' perché forse ne ho bevuta qualcuna in meno, insomma ne ho ancora parecchie e appunto ho ancora delle birre, anche delle prime cotte della stagione che ho fatto, ancora qualcuna di Capitan America che è stata la prima, quindi parliamo di 9 mesi fa, imbottigliata, e poi la Spider-Man, ne ho ancora qualcuna e mi è venuto da pensare al discorso che non mi ricordo se ho già approfondito, ma non mi pare, della durata, della scadenza, insomma, delle birre artigianali, delle birre fatte in casa. Infatti, spesso mi si chiede, ma quanto si conserva, quanto dura la birra fatta in casa? Beh, la risposta è che non c'è una risposta, diciamo, che possa andare bene. In generale dipende dal tipo di birra, da come viene conservata, da tanti fattori. Io sulle mie etichette scrivo consumare entro un anno preferibilmente, perché ho visto che bene o male intorno a un anno si conservano mediamente abbastanza bene. Tra l'altro io sulle mie etichette scrivo anche, per essere precisi, consumare preferibilmente entro un anno e in buona compagnia. Questo slogan lo uso da almeno 3 anni e adesso ho scoperto che è arrivato lui e guardate un po' cosa scrive. Baffo, questa me la paghi. Ma tornando a noi, diciamo che la birra, dopo che viene imbottigliata, inizia una fase di evoluzione che continua sempre nel tempo. Non essendo pastorizzata, filtrata, eccetera, c'è una prima fase di maturazione in cui è necessario lasciarla stare, avere pazienza, almeno un mese, spesso anche 2, per far sì che la birra arrivi al suo stato di forma migliore. Come gusto, come profumi, come aspetto, schiume, tutto quanto. Poi c'è un periodo appunto in cui si mantiene in questo stato, può essere qualche mese così, ma poi comunque c'è sempre un'evoluzione, insomma, cambia sempre leggermente nel corso del tempo. Diciamo che ha una curva, possiamo immaginare, in cui migliora, rimane a posto e poi a un certo punto comincia a peggiorare. Però anche nella fase intermedia in cui diciamo è a posto, c'è sempre qualche piccolo cambiamento, qualche piccola evoluzione, è anche il bello insomma di queste birre. Quanto durano però queste fasi, come dicevo, dipende dal tipo di birra, insomma, birre più leggere, più aromatiche, luppolate, così danno il meglio nei primi mesi, quando sono fresche, così. Birre più alcoliche, più complesse, più importanti, mi viene da pensare alle Barley Wine, all'Imperial Stout, a certe birre belghe, triple, così comunque di una certa gradazione alcolica, così. Non solo necessitano di tempi di maturazione molto più lunghi, devono quasi invecchiare, insomma, un po' come il vino, ma si conservano poi anche molto più a lungo, proprio in virtù della gradazione alcolica.
Al di là di questo, tutte le birre contengono luppolo, che è un conservante naturale, quindi aiuta sicuramente insieme all'alcol a non far andare a male la birra, però appunto ci sono queste differenze, insomma, birre che durano molto di più e che devono stare anche molto di più, e birre che invece durano un po' meno. E mediamente io ho visto che un annetto lo durano bene o male tutte, rimangono almeno bevibili anche le birre diciamo meno alcoliche o così, magari cambiano, magari peggiorano anche un po', però rimangono bevibili perlomeno. Birre più alcoliche ho visto, l'ho bevute anche dopo un anno e mezzo, anche dopo due, e avevano ancora il loro perché. Molto può dipendere poi anche da come viene conservata ovviamente la birra. Se la tenete in cantina, ferma, al buio, al fresco, eccetera, ovviamente manterrà al meglio e più a lungo le sue caratteristiche. Io le mie birre le tengo in cantina, le tengo al buio, e al fresco per quello che posso. Purtroppo in estate la mia cantina, la temperatura si alza e arriva sempre nei mesi più caldi sui 26-27 gradi. Anche adesso è stata, con il caldo che ha fatto finora, è stata sui 27 gradi. Adesso in questi giorni si è un po' rinfrescato il tempo, adesso è sui 25, però è rimasto un po' con queste temperature alte che sicuramente non giovano molto, e possono anche far uscire dei problemi. Ho notato sempre nelle mie birre, se mi seguite sapete che le birre che ho fatto anche quest'anno hanno avuto in diversi casi dei problemi di fermentazioni bloccate o comunque finite con delle FG piuttosto alte, 1.016, 1.020 spesso, per cui poi rimanendo lì per dei mesi, magari a temperatura anche abbastanza alta, succede a volte che la fermentazione piano piano riprende in bottiglia. Ed è successo anche con questa birra, la Spider-Man, che aveva avuto un FG di 1.016 e adesso, aprendo questa bottiglia, ho notato una sovracarbonazione notevole. C'è stato proprio un gushing, una uscita di schiuma dalla bottiglia, così, quindi la birra è adesso un po' troppo frizzante, soprattutto per lo stile, che invece dovrebbe essere pochissimo. Per quanto riguarda il gusto, 8 mesi di distanza, posso dire che è cambiato. Non è cattiva, forse peggiorata leggermente, nel senso che si sente un po' meno l'aroma di luppolo, così. Rimane comunque una birra discreta, una birra bevibile, ma sia per il difetto di prima sia per questo motivo è senz'altro una birra da finire un po' alla svelta, ecco. La Capitan America invece, che era ancora più vecchia di questo, un mese in più, 9 mesi in bottiglia, ne ho bevuto una l'altro giorno, è ancora abbastanza in forma, anche lì comincia però a perdere qualcosina. Altre birre che ho bevuto anni scorsi, così, ripeto, anche a distanze maggiori di un anno, così, ho visto che comunque rimanevano buone, quindi va un po' caso per caso, ecco, è difficile un po' dare una stima precisa. Diciamo che comunque non è che la birra a un certo punto va male, per cui diventa
sconsigliabile berla per problemi di salute, sanitari, eccetera. Ecco, diciamo che a un certo punto la birra comincia a peggiorare come gusto, come caratteristiche, come profumi, così. Però insomma, è abbastanza improbabile che uno si tenga in casa poi delle birre per un anno e mezzo, 2 anni, così. Cioè, se uno lo fa, normalmente lo fa di proposito perché sono birre che si vuole far invecchiare, quelle che dicevo prima, insomma, birre un po' importanti, alcoliche, così. Ok, non lo ripeto tutte le volte, ma ovviamente se avete delle domande da fare o volete raccontarmi la vostra esperienza anche con la durata delle vostre birre, lasciate pure un commento qua sotto, mi fa sempre piacere. Altrettanto non vi sto a ripetere tutte le volte di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, di mettere un pollice su se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima.